È il momento del calcio giocato, parliamo della Martina, l'unica realtà pugliese ancora impegnata in appuntamenti ufficiali. Martina che dopo aver eliminato la Ionica nella semifinale dei playoff nazionali di eccellenza è attesa ora dalla doppia sfida contro un'altra siciliana, vale a dire l'Acragas. Di questo e di tanto altro parliamo con uno dei due presidenti del Martina Calcio, Luciano Soldano, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Ciao Presidente, ben ritrovato. Grazie, buonasera e grazie ancora per l'invito. E allora si parte subito domenica con gara 1 di questa doppia finale, si gioca in trasferta ad Agrigento contro l'Acragas, fischio d'inizio previsto alle ore 17, sensazioni a due giorni da questa prima sfida? Sensazioni, chiaramente siamo in finale, quindi ci giochiamo questa stagione, cioè la giochiamo con tutta la nostra energia, voglia di superare, no? questa promozione. È chiaro che dovremo fare i conti con un avversario molto forte e anche con, diciamo, ahimè, delle diciamo, difficoltà logistiche, perché inutile negarlo, no? Siamo rientrati dalla Sicilia praticamente martedì e adesso siamo di nuovo lì, per cui faremo sicuramente del nostro meglio perché la vogliamo fortemente questa Serie D. Abbiamo fatto con questa, sono 40 partite, per cui penso che forse un po' ce la meritiamo. Che avversario è l'Acragas? Avete avuto modo di studiarlo, insomma, in questi giorni di vigilia? E soprattutto ti chiedo, Presidente, quanto sarà poi realmente importante poter giocare la gara di ritorno, quella decisiva, davanti al pubblico del Tursi? Beh, sicuramente diciamo che da una parte ritengo che il ritorno al Tursi sia sicuramente un vantaggio, ma bilanciato anche dal fatto che la nostra squadra non ha avuto, ha avuto meno tempo, se vogliamo, di riposare o di preparare la partita. E l'Acragas, se è in finale, significa che è una squadra che come dire, va rispettata, va temuta, perché non è un caso che è in finale insieme a noi, per cui credo che non sarà assolutamente facile, sicuramente ci sarà anche una cornice di pubblico maggiore rispetto alla Ionica, perché hanno, diciamo, una storia calcistica, anche una struttura molto più importante, per cui ritengo che sarà una battaglia anche lì. Si affrontano due squadre che possono vantare in passato anche esperienze nel calcio professionistico. Lo abbiamo raccontato mille volte, Presidente, una stagione interminabile. Ora serve l'ultimo sforzo da dosare sui 180 minuti. Che cosa ti senti di chiedere a giocatori e tifosi per questa doppia finale? Diciamo che in questo momento vi chiedo di, anche se una frase è fatta, gettare il cuore oltre l'ostacolo, perché davvero i ragazzi, la squadra ha dato tantissimo, si è fatta trovare pronta anche in momenti difficili, ha superato, ecco, lo scoglio della semifinale, che non era scontato, non era facile, non era più assoluta. Adesso siamo qua in finale, adesso come dire, vale più, credo, il cuore e la testa in questo momento rispetto a tutto il resto. È chiaro, Presidente, che una partita di calcio è sempre difficile da immaginare in termini di sviluppo sui 90 minuti. È giusto andare in Sicilia con la prospettiva già di mettere un'ipoteca sulla vittoria o comunque è importante tenere aperto il discorso vittoria finale sino al termine in vista della gara di ritorno? Diciamo che la gestione di queste partite va fatta sempre su 180 minuti, però ecco, il Martina come squadra sicuramente non è una squadra votata diciamo, a proteggere o a, come dire, a un risultato, diciamo, non è una squadra difensiva. Ecco. Quello che è successo con la Ionica è stato una, diciamo, più che altro un'azione tattica, perché alla fine avevamo due risultati su tre e quindi siamo stati un po' più tranquilli, no? Meno arrembanti, per cui ecco, la gestione l'avremo sempre su 180 minuti, però è chiaro che non andiamo lì per fare calcoli, andiamo lì per vincere. L'ultima, Presidente, su Antonio Giulio Picci, che avete tesserato proprio pochi giorni
dallo spareggio secco col Barletta in vista di questo segmento conclusivo di stagione. Ti chiedo come sta, come lo hai visto nello spezzone di partita che ha giocato contro lo Ionica domenica scorsa, e dobbiamo attenderci magari un minutaggio superiore per questa doppia finale con l'Akragas? Fisicamente sta molto meglio, sicuramente Picci è una gran risorsa anche per lo spogliatoio, perché è veramente un lottatore, un gladiatore, non gli piace perdere, come non piace a nessuno, penso. Quando entra in campo, anche per pochi minuti, fa sentire la sua presenza, magari a volte, se non tecnicamente, magari a livello caratteriale. Queste saranno poi scelte del mister, se avrà più spazio, ma ritengo che sia una partita che possa rappresentare un'opportunità per Picci, perché adesso, come dire, potrebbe anche iniziare, no, a farci rivedere il Picci che è in lui, ecco, cioè, lui è sempre Picci, però come dire, quello che faceva tanti gol. Di frecce in attacco ne ha tantissime, Massimo Pizzulli, a cominciare da Vito Falconieri, che sicuramente sta avendo un buon feeling con il gol. Grazie a Luciano Soldano, presidente del Martina, presidente, in bocca al lupo per questa doppia finale, tutta la Puglia calcistica fa il tifo naturalmente per voi, speriamo la prossima volta di risentirci per parlare ovviamente della vostra promozione in Serie D, un abbraccio. Beh, sarò biondo platino nel caso, per cui sarà un onore magari celebrare insieme a voi. Grazie Presidente, a presto. Grazie ancora, buona serata.